Buongiorno, benvenuto Tony. Buongiorno. Questo è per te. Allora, Tony, grande successo della musica sudamericana in questo periodo. Sì, in questo periodo, particolarmente in Italia, la musica latinoamericana e caribica c'è un grande successo. Si parla in tutte le sale, in tutti i posti, in tutte le case. Ma tu da dove arrivi? Io vengo da Cuba. Ah, vieni da Cuba? Direttamente da Cuba. Direttamente da Cuba? Tony Castillo. Hai anche un po' l'accento romano. Hai preso l'accento romano a fuori di stare qua. Senti, ma questo gruppo l'hai creato tu? Sì, questo gruppo è nato perché prima di tutto sono venuto in Italia per fare un lavoro di promozione culturale, quindi promuovere la cultura cubana all'interno dell'Italia. Quindi una volta che ho iniziato a fare questo tipo di danza, in particolare quel tipo di ballo salsa come ballo popolare è nato a Cuba, quindi una volta che loro hanno capito che cosa era, come si sente, come si esprime, come si balla, come si sfrutta, come si gozza, che è sempre carnevale, quindi ormai è venuto l'idea di creare questo famoso gruppo che si chiama Sabor a Salsa. Ma come si fa? Mi fai un accenno dei... Io dopo aver ballato il flamenco ai cervelloni ormai sono... Vabbè, la salsa è facilissima. Rovinata. La salsa basta soltanto sentirla dentro e se noi ci mettiamo insieme facciamo così, guarda. Come facciamo? Mettete con me, andiamo avanti. Mi metto con te. Ecco, andiamo. Sì. Uno, due e tre. Sì. E uno e due e tre. Allora aspetta, alterna le gambe, sinistra. Sì. Avanti, uno, due e tre. E vai dietro a destra. Uno, due e tre. Tutto qua. E uno, è tutto lì. Allora, se lo facciamo a coppia, facciamo alternato, sempre quello. E vai. Sì. Uno, due, tre. E uno, due, tre. Ecco, vedi, pure tu hai diventato una salsera. Fantastico. Una salsera. La salsa è facile, ragazzi. Bisogna soltanto identificarsi con il ritmo del Caribe e siamo sempre lì. È un nulla. Allora, adesso ci